si gioca allo stadio Torrini di Sesto San Giovanni, la casa della Fiorentina femminile, che oggi ospita il Sassuolo. Verso l'interno cerca Bocchete, che si gira. Bocchete si libera allo spazio per il sinistro, che finisce a fil di palo. Non c'è deviazione, applausi per Vero Bocchete, ha calciato col sinistro a fil di palo. Rivediamo Di Parisi, che scambia con Bocchete, apertura dalla parte opposta per Catena. Si distende benissimo la Fiorentina in questo caso. Catena può puntare l'avversaria. Catena entra in area, va sul mancino, palla in mezzo per Parisi e gol dell'1-0 al 19esimo. Passa la Fiorentina con un'azione che Parisi ha iniziato ed è andata a concludere con il sinistro vincente. Parisi, eccolo qua, Catena che ha scelto di andare sul fondo, un'occhiata in mezzo, Parisi tutta sola, liberissima di mettere in porta il pallone dell'1-0. Jonas Dottir, c'è tutta la fascia libera per Cafferata, che spinge, salta, Figgins in velocità, Cafferata va dentro, la palla è sul secondo palo e c'è fuori gioco di Daniela Sabatino, che era andata in gol. In mezzo Popà di Nova, chiude Cafferata, può alimentare però ancora l'azione Fifi. Monterubiano, conclusione a lato con Playdrup, che intercetta la verticalizzazione su Jonas Dottir. Ancora Fiorentina, Bocchete cerca Mijatovic, deviazione che non trova lo specchio della porta. Calcio d'angolo adesso, ma non ci sarà. È l'ultima con la maglia viola in area, in alto sul teleschermo. Mijatovic, il pallone è basso, c'è un tocco con il braccio, l'ha visto anche l'arbitro Petrella. Ci sarà calcio di rigore per la Fiorentina. Tocco con il braccio, rivediamo il tocco con il braccio di Monterubiano. È scaduto il tempo regolamentare del primo tempo, fischia l'arbitro, parte Sabatino che spiazza, cresce e fa 2-0. Primo gol in questa stagione di Daniela Sabatino su calcio di rigore, il rigore della tranquillità, giocato con grande sicurezza e con grande freddezza, mandato prima dalla parte opposta il portiere, poi ha messo il pallone anche abbastanza lento a fil di palo dalla parte opposta. Daniela Sabatino porta via il pallone, salta bene un'avversaria, poi mette dentro per Jonas Dottir, che passa davanti all'avversario. Jonas Dottir da ottima posizione spedisce fuori con Jonas Dottir a tu per tu con Cresce, recupera il pallone, se la porta sul sinistro, vuole l'1-2, accontentata Catena, può pensare alla conclusione e si stampa sulla traversa, non è finita. Jonas Dottir altissimo, da ottima posizione, la Fiorentina va ad un passo dal 3-0 nel giro di pochi secondi, prima con questo sinistro di Catena, ha guardato e ha sperato Cresce, poi sulla respinta della traversa Jonas Dottir non è riuscita. Tiro teso da parte di Fifi, non ci arriva nessuno, palla troppo alta, palla che si spegne sul fondo per non correre pericoli, e così è stato. Adesso Jackmon con Monterubiano, che vince un rimpallo, poi calcia debolmente e su questo intervento l'arbitro fischia la fine della partita. La Fiorentina vince 2-0 contro il Sassuolo e si porta a -1 dalla capolista Inter, a quota 12 punti in classifica.